Per vivere bene è necessario dormire bene. Nova Relax è azienda leader in Italia nella cura e nell'attenzione alla vostra salute durante il sonno. Nova Relax, in collaborazione con importanti ricerche scientifiche, ha ideato un sistema letto innovativo capace di risolvere tutti i problemi del vostro sonno. Materiali analergici, naturali al 100%, realizzati con cura in Italia, con solo materie di altissima qualità. Rete e doghe in legno interamente costruite con materiali ecologici che, insieme al New Comfort, materasso realizzato totalmente con materiali di origine vegetale, traspirante al 100%, mantengono la vostra colonna vertebrale nella posizione corretta per tutta la notte, a prescindere dai vostri movimenti. Ed inoltre guanciali ideali per sostenere le vostre cervicali durante il sonno. E infine le coperte in pura lana Merinos Superwash, la migliore. Non aspettate, chiamate subito il numero in sovraimpressione e prenotate una visita gratuita e senza impegno dei nostri consulenti. La qualità Nova Relax direttamente a casa vostra. Potrete toccare con mano i nostri prodotti e la nostra professionalità. Chiama subito Nova Relax al 348 80 72 808. Inizia da oggi a dormire sano. Nova Relax protegge il tuo sonno, salute e qualità. Chiama ora Nova Relax e un incaricato verrà a casa tua con i nostri prodotti. Nova Relax, dormire bene per vivere meglio. Buonasera e bentornati al nostro consueto appuntamento con il TG Sport di Caffè 24. Oggi primo giorno di lavoro dopo le feste natalizie per il Calcio Padova. A Breseo c'era anche un nutrito gruppo di tifosi ad assistere alla prima sgambata della squadra e molta curiosità anche per vedere se c'erano delle novità. È passato da quelle parti anche Raimondi a salutare i compagni in partenza per il suo trasferimento, ma soprattutto c'era la nostra troupe guidata da Stefano Volpe, che ci ha presentato due servizi questa sera. Il primo con Bortolo Mutti, l'allenatore, giusto per sentire com'è la situazione della squadra alla ripresa della preparazione. Il panettone li mangia chi non mangia il panettone, chi non fa risultato. Scusa, adesso mi sembra anche il caso di prendersi anche qualche merito ogni tanto, non sempre di scaricare e di caricarsi le responsabilità. Le hanno dato un po' fastidio le voci, insomma, su una sua possibile panchina a rischio dopo Avellino. Assolutamente no, perché sapevo di come erano le cose e anche perché so che sono state buttate fuori in modo strumentale da chi sappiamo e da situazioni che sappiamo bene che fomentano un pochino il nostro lavoro, per cui non ci preoccupano queste cose. Noi andiamo avanti dritti per la nostra strada, sappiamo che ci aspetta un lavoro difficile come l'abbiamo iniziato e nello stesso tempo abbiamo fiducia anche di portarlo a termine. Lei vorrebbe comunque una rosa un po' più snella, farti capire? Sicuro, sì, siamo in tanti, nello stesso tempo magari anche alleggerire certi reparti e migliorare altri, questo è un po' l'obiettivo. Lo so che non è un lavoro facile perché tante società hanno degli esuberi un po' tutti, per cui spero che il lavoro venga fatto, che si possa concretizzare e da qui a fine anche se è un mercato lunghissimo, assurdo, che non condividiamo nessuno questa lungaggine, perché diventa snervante per tutti, per gli addetti ai lavori, per i ragazzi. Il mercato dovrebbe risolversi in una settimana. Purtroppo non so come mai hanno fatto queste scelte. Nessuno è contento, però si va avanti. Ma io penso che a 46-47 punti ci si possa arrivare, visto un po' l'andamento che c'è, nello stesso tempo io mi auguro che anche altre squadre possano andare un po' in difficoltà, noi abbiamo anche una partita da recuperare, per cui penso che quella lì sia un po' la soglia, poi non si sa bene perché ogni anno c'è qualche novità. Bisogna stare attenti a non sovraccaricare molto la squadra, allo stesso tempo non bisogna far mancare il lavoro, perché una sosta di 10 giorni incide abbastanza sulle condizioni fisiche dei ragazzi, perché c'è un calo fisiologico abbastanza notevole. Allo stesso tempo sappiamo che bisogna comunque creare quegli equilibri sia fisici e tecnici che ti avvicinino presto alla gara, perché nonostante tutto il tempo non è molto, che il 24 sera noi giochiamo.
Sentito Bortolo Muti, il nostro Stefano Volpe ha avvicinato anche il nuovo direttore sportivo del Calcio Padova. Ormai sapete tutti che si è dimesso Alessio Secco anche per incomprensioni con la società. Una situazione questa ancora tutta da chiarire, però giustamente Stefano Volpe ha voluto sentire il parere di Marco Valentini, che ha preso il suo posto ufficialmente, e anche per sentire com'è la situazione di mercato del Calcio Padova. Sembrerebbe che sia intenzione della società di rivoluzionare completamente il parco giocatori. Non vogliamo esporci troppo, ma andiamo a sentire cosa ha detto Marco Valentini al microfono proprio di Stefano Volpe. Partiamo dalla ripresa degli allenamenti. Avete tenuto la squadra a rapporto per un bel po' negli spogliatoi. Cosa vi siete detti, quello che si può dire? Figurati se te lo dico. No, niente, vabbè, diciamo che è tipo primo giorno di scuola, siccome dobbiamo ripartire in maniera diversa da come abbiamo concluso l'anno, era necessario diciamo dire due parole per tentare di ripartire col piede giusto, ovvero con un piede diverso da quello che abbiamo chiuso. Mercato, De Rosa e Improta sono vicinissimi, questo ce lo puoi confermare? Improta sì, De Rosa no. La trattativa per Improta penso che a giorni, entro il fine settimana, dovrebbe concludersi, e l'altra, essendoci di mezzo uno scambio, diciamo, sono ancora da unire tutte le varie componenti, perché che sono noi, l'altra società e l'entourage del giocatore. Per quanto riguarda invece lo scambio di portieri, più che altro Nocchi Colombi, anche Nocchi è vicino da quello che sembra. Sì, anche quella è una cosa che nel fine settimana penso che dovrebbe arrivare a conclusione. Le cessioni più vicine, si parla di Perna, insomma, hai detto tu lo scambio con De Rose, e anche Ciano dovrebbe essere vicino all'addio. Sono tutte situazioni che possono evolversi nei prossimi giorni, da qui alla fine del mercato. Purtroppo quello che di certezze nel mercato non ce ne sono, quello che è possibile oggi magari non lo è domani e viceversa. E quando le cose saranno formalizzate sarà comunicato, e fare delle previsioni prima in questo mercato obiettivamente è difficile. In chiusura ci occupiamo del calcio femminile. Noi seguiamo spesso una società che gioca in Serie A, il Calcio Femminile Verona, gioca in Serie A e l'anno scorso si è piazzata al quarto posto, quest'anno vuole fare ancora meglio, quindi una squadra da seguire, anche perché questo sport, quello appunto del football femminile, è notevolmente in crescita. Ci presenta gli highlight dell'ultima partita Giacomo Borile. Dopo la pausa natalizia riprende dalla Toscana il campionato di Serie A per le ragazze della GSM Verona, impegnate a San Mignato sul campo del Fanalino di Coda Scalese. Nonostante il terreno molto pesante, le gialloblu partono subito in velocità ed ottengono al primo affondo un calcio di rigore per l'atterramento di Marta Mason ad opera di Baldi. La stessa numero 9 Scaligera si incarica della battuta dagli 11 metri e porta in vantaggio la compagine veronese. Capitan Gabbiadini dispensa assist a ripetizione, e su uno di questi Alice Alagonia fallisce la più facile delle conclusioni. La stessa Gabbiadini, poco dopo, fallisce un gol già fatto, spedendo a lato a porta sguarnita. Bella la girata di Mason, che non trova la porta. Il raddoppio nell'aria e arriva finalmente al 23esimo, con la perfetta incornata di Maria Carson, che sul cross di Squizzato anticipa Frediani in uscita. Gabbiadini prova subito dopo ad imitare la svedese, ma la sua incornata è potente ma di un soffio alta. La rete che mette in cassaforte i tre punti per le gialloblu giunge al 26esimo, con la facile conclusione di Veronica Napoli, che da due passi deve solamente sospingere in porta il pallone rasoterra proveniente dalla destra. L'acqua terna è servita al 36esimo, con la giovane Martina Gelmetti che di prima intenzione mette in rete il pallone basso di Squizzato. Da questo gol continua il monologo gialloblu, che nella ripresa segnano altri 7 gol. Il GSM Verona apre quindi con il botto il 2014, con una netta vittoria per 11-0. Anche per questa sera è tutto, continuate a seguirci, l'appuntamento è a domani, venerdì, parleremo ancora ovviamente di Calcio Padova e di molte altre discipline sportive. L'appuntamento è rinviato quindi alle 19.45 di domani, con replica a mezzanotte. Voglio anche ricordare che il TG è visibile sul sito caffetv24.it e inoltre anche sulla nostra pagina Facebook Caffè 24 Sport. Con questo è tutto, vi ringrazio, l'appuntamento a domani, buona serata.
Per vivere bene è necessario dormire bene. Nova Relax è azienda leader in Italia nella cura e nell'attenzione alla vostra salute durante il sonno. Nova Relax, in collaborazione con importanti ricerche scientifiche, ha ideato un sistema letto innovativo capace di risolvere tutti i problemi del vostro sonno. Materiali analergici, naturali al 100%, realizzati con cura in Italia, con solo materie di altissima qualità. Rete e doghe in legno interamente costruite con materiali ecologici che, insieme al New Comfort, materasso realizzato totalmente con materiali di origine vegetale, traspirante al 100%, mantengono la vostra colonna vertebrale nella posizione corretta per tutta la notte, a prescindere dai vostri movimenti. Ed inoltre guanciali ideali per sostenere le vostre cervicali durante il sonno. E infine le coperte in pura lana Merinos Superwash, la migliore. Non aspettate, chiamate subito il numero in sovraimpressione e prenotate una visita gratuita e senza impegno dei nostri consulenti. La qualità Nova Relax direttamente a casa vostra. Potrete toccare con mano i nostri prodotti e la nostra professionalità. Chiama subito Nova Relax al 348 80 72 808. Inizia da oggi a dormire sano. Nova Relax protegge il tuo sonno, salute e qualità. Chiama ora Nova Relax e un incaricato verrà a casa tua con i nostri prodotti. Nova Relax, dormire bene per vivere meglio.